Grazie Presidente. Mi sembra che il tema sensibile per i bambini nella scuola è che vede l'aula convergere, anche se c'è un primo parere del governo contrario a questo emendamento. Credo che possa consigliare forse un accantonamento temporaneo e vedere se c'è la possibilità di un ragionamento ulteriore per accoglierlo positivamente. Grazie onorevole Marazziti, ci sono altri che intendono prendere la parola? Credo che abbiano inteso sia la relatrice che il governo. Ah, Palmieri, prego, non avevo visto che c'era un altro iscritto a parlare, prego. Grazie Presidente, solo per annunciare il voto favorevole anche di Forza Italia. Questo è un tema sul quale nella scorsa legislatura l'onorevole Di Cento aveva lavorato attivamente con tutti i governi e quindi a maggior ragione sosteniamo con impegno questo emendamento. Grazie. Grazie onorevole Palmieri, onorevole Rampelli, poi lei. Ovviamente per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento, anche noi abbiamo presentato emendamento analogo e penso che questa sensibilità comune che appartiene a tutta l'Aula possa essere adeguatamente sviluppata, positivamente sviluppata. Forse davvero la proposta dell'accantonamento di questo emendamento può essere una soluzione per evitare che l'Aula commetta un atto che va in direzione esattamente opposta rispetto alle intenzioni manifestate fin qui. Abbiamo la possibilità, una volta tanto, di far seguire alle parole, ai pensieri, dei fatti. Siccome non c'è una sola persona che quando si trova ad affrontare dei dibattiti non vada dicendo che l'educazione fisica è fondamentale già dalla scuola primaria, per una serie innumerevole di ragioni che io non sto qui a raccontare, anche perché non voglio consumare tutto il tempo che ha a disposizione Fratelli d'Italia, beh, se quelle parole sono sincere, adesso c'è una prova per quest'Aula che riguarda tutte le forze politiche, al di là della destra e della sinistra. Grazie onorevole Rampelli. Allora